Carissimi amici, ci prepariamo alla Via Crucis in diretta qui dal convento dei passionisti di Itri. Vi invito a pregare tutti quanti insieme e lo facciamo nella semplicità dei nostri mezzi, con la disponibilità del nostro cuore a sentire la voce di Dio che ci chiama a pregare, particolarmente in questi giorni difficili. Ecco, iniziamo alle 9 precise. Questa preghiera che è per tutti, con la speranza che vi associate a me in questo momento di riflessione. Tutte le stazioni della Via Crucis sono pronte, iniziamo proprio alle 9 precise, come vi avevo detto e come mi ero impegnato a fare. Se volete pregare, vi assentate un attimino dalle vostre attività e incominciamo appunto insieme. Via Crucis per contrastare l'epidemia da coronavirus. Testi, preghiere di intercessione e invocazione di Padre Antonio Lungi, passionista. Introduzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quanto a me, invece, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. La via della croce è una via difficile da percorrere. Una via che richiede il coraggio di salire con Cristo al Calvario, accettando con fede tutto quello che tale cammino ci chiede di fare. Con questa via pratica del venerdì di tutto l'anno e specialmente di quello del tempo di Quaresima, noi cristiani intendiamo metterci alla seguela di Cristo crocifisso che ci ha invitato, se lo vogliamo seguire, a prendere la croce ogni giorno e a metterci sulla strada che egli ha percorso dal pretorio di Pilato fino al Calvario e alla deposizione del suo corpo nel sepolcro di Giuseppe di Arimatea. Preghiamo. Signore, insegnaci a seguirti sulla via della croce per essere tuoi veri discepoli, senza porre ostacoli di nessun genere al cammino che ci porta a vivere totalmente in te. Aiutaci in questo difficile momento che stiamo attraversando con la nuova epidemia mondiale causata dal coronavirus. Soccorrici e guariscici. Amen. Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai benedetto. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Dal Vangelo secondo Marco. Pilato sapeva che i sommi sacerdoti gli avevano consegnato Gesù per invidia. I sommi sacerdoti subillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: farò dunque di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Ma Pilato diceva loro: che male ha fatto? Allora essi gridarono più forte: crocifiggilo. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, lasciò loro Barabba. Dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. L'unico vero innocente di tutta la storia dell'umanità, per un assurdo gioco di potere, di odio e di avversità, viene condannato ingiustamente alla morte più terribile e ignominiosa di tutti i tempi. L'innocente, il figlio di Dio venuto sulla terra per portare la gioia, l'amore e la giustizia, fondato sulla verità e sulla universale capacità umana di
superare ogni ostacolo ed ogni limite della propria mente e della propria visione dell'esistenza. Vediamo insieme. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando non abbiamo i mezzi necessari per fronteggiare un'epidemia globale. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando muoiono gli anziani colpiti da questo terribile male. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando ci chiudiamo in noi stessi e non aiutiamo chi sta in difficoltà. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando non si assistono i malati, i moribondi e gli anziani della nuova epidemia virale. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando siamo indifferenti verso i nostri fratelli toccati da questa emergenza sanitaria. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Quando offendiamo e banalizziamo la sofferenza degli altri. Signore, aiutaci a proteggere la vita. Preghiamo. Signore, tu l'innocente, noi rei e peccatori, tu in croce noi liberi di continuare a fare il male e a rincorrere verità e giustizia per tutti noi, incapaci di uscire dal buio e dalle tenebre dell'errore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Dal Vangelo secondo Marco. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile con il petrolio. Convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo. Salve, re dei giudei. Gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli misero le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Gesù, quale primo atto dell'esecuzione a morte che i suoi carnefici avevano decretato, è stato quello di caricarti della croce, il legno sul quale da lì a poche ore saresti stato crocifisso. Ti hanno caricato di questo pesante strumento di morte e tu in silenzio hai iniziato il cammino verso la meta finale del Calvario. Esempio per tutti noi che, pur coinvolti a portare le nostre piccole o grandi croci quotidiane, spesso ci lamentiamo, protestiamo e scarichiamo sugli altri i nostri pesi e le nostre responsabilità. Vediamo insieme e diciamo: Signore, donaci forza e coraggio. Signore, donaci forza e coraggio. Nella sofferenza per l'epidemia da coronavirus. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle delusioni della scienza e della medicina. Signore, donaci forza e coraggio. Nella paura di aumento di casi e diffusione del contagio. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle difficili relazioni umane e sociali messe in atto. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle problematiche ecclesiali di questi giorni. Signore, donaci forza e coraggio. Nelle lotte politiche ed economiche per questa epidemia. Signore, donaci la forza e il coraggio. Preghiamo. Signore, donaci la forza di sapere accettare le nostre croci e di guardare con grande rispetto ed attenzione alle croci dei nostri fratelli che molto frequentemente sono più dure e pesanti delle nostre. Amen. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Terza stazione. Gesù cade la prima volta sotto la croce. Dal libro del profeta Isaia. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. È nella costituzione di ogni essere umano che sotto la fatica, la stanchezza e il dolore si possa cadere nel viaggio della vita. Tu, Gesù, per la prima volta cadi lungo la strada che dalla città santa ti porterà al Calvario, il luogo del cranio, fuori dalle mura, dove sarai crocifisso perché così deciso dalle autorità politiche e religiose del tempo. La tua prima caduta rammenta a noi esseri mortali le nostre prime volte in tante cose che hanno segnato la nostra storia personale nel peccato, dalle quali ci siamo ripresi nella speranza di non dovere più cadere. Non è stato così. Più volte siamo caduti, come è successo a te, e più volte ci siamo rialzati con la tua grazia. Insieme diciamo: convertici, o Signore. Convertici, o Signore. Quando non vogliamo accettare le difficoltà della vita, convertici, o Signore. Quando siamo freddi e distaccati dai problemi degli altri, convertici, o Signore. Quando giudichiamo e condanniamo facilmente gli altri, convertici, o Signore. Quando non accogliamo chi è nella malattia da Covid-19, convertici, o Signore. Quando ci rifiutiamo di aprire il nostro cuore ai bisogni dei sofferenti, convertici, o Signore. Preghiamo. Donaci la grazia di non peccare più e di pentirci dal profondo del nostro cuore dei nostri piccoli o grandi errori, ripetuti senza la minima consapevolezza che ogni peccato da noi commesso è un'offesa a te, noi stessi e alla Chiesa. Amen. Madre dei tuoi fratelli, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Amiamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce è redente il mondo. Stazione. Gesù incontra la sua Santissima Madre. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Queste cose nel suo cuore. Come in tutti i momenti più sofferti della vita, chi ti trovi vicino? Proprio colei che ti ha dato la vita. Così è per noi e così è stato per te, Gesù. Ti sei incontrato con la tua madre, non avete proferito parole, vi siete capiti con uno sguardo. Lo sguardo dell'amore e del perdono. Possano le mamme di questo mondo curare l'amore verso i figli e seguirli soprattutto nei momenti più duri della loro vita. Vediamo insieme e diciamo: sì, nostro rifugio, o Signore. Sì, nostro rifugio, o Signore. Nella vita familiare, dove possiamo recuperare amore e speranza. Sì, nostro rifugio, o Signore. Nelle famiglie, dove possiamo aumentare la preghiera e l'aiuto reciproco. Sì, nostro rifugio, o Signore. Nelle situazioni di dolore e malattia da virus di ogni tipo. Sì, nostro rifugio, o Signore.
né le difficoltà dei genitori anziani ed ammalati dell'Italia e di altre nazioni. Sii nostro rifugio, Signore. Nella mancanza di tranquillità psicologica per questa emergenza sanitaria. Sii nostro rifugio, oh Signore. Preghiamo. Gesù, nell'incontro con la tua Santissima Madre lungo la via del Calvario, ci aiuta a comprendere quanto sia importante camminare insieme nell'unità della famiglia naturale e nella famiglia ecclesiale. Sulle strade della vita non sempre è facile da percorrere, soprattutto se sono in salita ed hanno una meta ben precisa, quella della risurrezione della vita. Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce rende il mondo. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Dal Vangelo secondo Marco. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Costringere qualcuno a fare qualcosa contro la propria volontà è sempre una violenza, soprattutto quando si tratta di portare la croce degli altri e assumere responsabilità non proprie. Questo uomo di Cirene, passato alla storia della cristianità, ci aiuta a capire il dramma di tante persone costrette a fare cose ignobili per la prepotenza di chi comanda e che schiaccia la libertà e sopprime ogni diritto della persona. Gesù non chiede di essere aiutato in questo caso. E certamente quando si è visto sollevare, almeno per un po', dal peso della fatica della croce, ha guardato con occhio di amore e comprensione Simone di Cirene e da quello sguardo di gratitudine di Gesù ha ricevuto la giusta consolazione. Preghiamo insieme e diciamo: sei tu la nostra speranza, Signore. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nella lotta contro questa nuova epidemia. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nei conflitti tra le diverse opinioni scientifiche. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nella mancanza di unità di intenti e di interventi sanitari. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nella privazione della libertà di uscire e muoverci con facilità. Sei tu la nostra speranza, Signore. Nelle situazioni di carenza delle strutture sanitarie. Sei tu la nostra speranza, Signore. Lungo la via del Calvario ha incontrato una persona che ti ha aiutato, forse contro la sua stessa volontà, a portare per un tratto la tua croce. Donaci la forza di prendere sulle nostre spalle le croci di quanti sono nelle molteplici situazioni di dolore di questo nostro mondo. Vogliamo essere anche noi, per tutto il tempo necessario, a sollevare le sofferenze degli altri, i cirenei del XXI secolo, che con Cristo salgono il Calvario di questa umanità. Amen. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sesta stazione. Gesù è asciugato il volto dalla Veronica. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Gesù, lungo la via della tua croce hai ricevuto un gesto bellissimo, tipico della sensibilità femminile. Dopo l'aiuto dell'uomo è arrivata la tenerezza di una donna che ti asciuga il volto mentre sali il Calvario, tra sofferenze indicibili, appunto tale che lasci il segno di questo tuo volto insanguinato su quel panno bianco, su quella tovaglia nitida, reliquia della tua passione e morte in croce. Veronica sarà il nome di ogni donna che asciuga le lacrime e il sangue versato dalle persone che amano e sanno perdonare. Preghiamo insieme e diciamo: liberaci Signore. Liberaci Signore. Da quanti seminano morte e dolore in ogni angolo del mondo. Liberaci Signore. Da quanti operano in campo scientifico e medico per interesse. Liberaci Signore. Da quanti non si impegnano per trovare soluzione ai problemi dell'umanità. Liberaci Signore. Da quanti alimentano conflitti istituzionali ed internazionali. Liberaci Signore. Da quanti rovinano il creato e la natura con le loro azioni immorali. Liberaci Signore. Preghiamo. Grazie Gesù che ci dai l'opportunità, mentre vai al Calvario, di apprezzare il gesto di questa straordinaria donna coraggiosa che va incontro a te per donarti un temporaneo sollievo e per pulire il tuo volto e i tuoi occhi perché tu veda meglio le debolezze e le cattiverie del genere umano e sappia che nel tuo nome si fanno veroniche lungo le strade tortuose di questo mondo. Amen. Madre, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. E con la tua santa croce entri in mondo. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta sotto la croce. Dal libro delle Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato e ha fatto camminare nelle tenebre di nome da luce. Sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, costruito i miei sentieri. Mi ha spezzato la sabbia ai denti, mi ha steso nella tomba. Cadere e ricadere è la realtà della vita di ogni essere umano, è la debolezza della natura umana, e questo non solo riguarda la sfera biologica e fisica, ma soprattutto quella interiore e morale. In questa seconda caduta di Gesù, di cui come per la prima non parlano i testi sacri, troviamo un preciso richiamo a prendere coscienza delle nostre mancate promesse fatte a Dio. Non sappiamo calcolare bene ciò che realmente possiamo fare da soli, cioè nulla. Con l'aiuto di Dio e con la sua grazia possiamo fare molto. Basta che non abbandoniamo la strada della fede che abbiamo intrapreso e che ci invita a fissare il nostro sguardo sul Cristo pellegrino tra i vari monti del dolore di questo mondo. Diciamo insieme: Signore, allontana da noi ogni tentazione. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando si sviluppa in noi la sete di potere e di successo. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando cresce la bramosia del denaro e della speculazione in casi di necessità. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando siamo presi dalla frenesia del superattivismo. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando non sappiamo riflettere sui drammi dell'umanità come in questo caso. Signore, allontana da noi ogni tentazione. Quando ci autoesaltiamo senza considerare la pochezza del progresso illimitato.
Signore, allontana da noi ogni tentazione. Preghiamo. Signore, converti il nostro cuore all'amore. Facci comprendere che vivere nella tua santa grazia, lontano da ogni caduta di ogni ordine morale e spirituale, ci aiuta nel cammino della santità, il cui centro è la tua e nostra Pasqua. Che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ottava stazione. Gesù incontra le pie donne di Gerusalemme. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, le grembi che non hanno generato, le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli, copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? La strada del Calvario percorsa da Gesù è disseminata da tanti personaggi, tra cui un consistente gruppo di donne pie che chiaramente vicino a Gesù piangono nel vederlo soffrire, in quella estrema condizione di dolore. Gesù apprezza questo loro gesto di empatia e di vicinanza al suo dolore, ma coglie l'occasione per invitare quelle donne, per lo più tutte mamme, a riflettere sulla condizione dei propri figli, in considerazione del fatto che saranno trattati più duramente da chi ha in mano il potere. L'invito a versare lacrime di dolore sul frutto del loro grembo ai figli. Chiaro riferimento alle sofferenze che intere generazioni nel nome di Cristo dovranno soffrire a partire dai primi martiri. Diciamo insieme: Signore, dacci una mano. Signore, dacci una mano. Quando dobbiamo lavare davvero le nostre mani. Signore, dacci una mano. Quando vogliamo pregare solo in un certo modo e secondo i nostri comodi. Signore, dacci una mano. Quando ci rivolgiamo contro il cielo per questa nuova epidemia. Signore, dacci una mano. Quando le nuove generazioni si allontanano da Dio per mali di ogni tipo. Signore, dacci una mano. Quando non sappiamo ritrovare la strada della speranza nel dolore e nel pianto. Signore, dacci una mano. Preghiamo. Signore, dona conforto e speranza a tutte le madri di questa valle di lacrime, nella quale è più frequente l'esperienza della sofferenza e meno quella della gioia. Sii vicino alle madri che sperano in un mondo migliore per i loro giovani figli. Amen. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Venendo in mondo. Buona stazione. Gesù cade la terza volta sotto la croce. Dal libro delle Lamentazioni. È bene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio. Che egli glielo ha imposto. Cacci nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazione, poiché il Signore non rigetta mai. Ma se affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia. Non c'è due senza tre, dice un antico motto sapienziale. Per dire che è possibile cadere non una, ma più volte, nonostante le nostre promesse.
La stessa cosa accade a Gesù nel suo viaggio al Calvario, anche se non è citato nel Vangelo questa triplice caduta sotto il legno della croce. Il fatto che sia stata inserita nel rito tradizionale della Via Crucis, limitandosi al numero 3, sta ad indicare la perfezione del dolore di Cristo che tocca il vertice cadendo a terra, sulla quale sono passati i suoi piedi santissimi, ridando a quella terra e a quella via di Gerusalemme la giusta valorizzazione per raggiungere la meta finale del regno. Diciamo insieme: dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando la nostra religiosità è superficiale e immatura. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando non sentiamo nel cuore l'invito alla conversione. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando non amiamo gli altri con il tuo stesso cuore di padre. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando spegniamo ogni barlume di speranza in noi e negli altri. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando la tua parola ci scivola addosso e non diamo frutti spirituali. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Quando non prestiamo ascolto alle norme morali e sociali finalizzate al bene. Dacci, Signore, la forza di rialzarci dalle nostre cadute morali e spirituali. Preghiamo. Donaci, oh Gesù, la forza di combattere i dubbi che attanagliano la nostra mente e non ci fanno credere fermamente in te. Aumenta la nostra fede con la forza della preghiera e dell'ascolto di te, che sei la parola di Dio vivente. Santa croce hai redento il mondo. Decima stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Dal Vangelo secondo Marco. I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Nudi siamo venuti al mondo e nudi ce ne andiamo da questo mondo. Gesù viene denudato prima di essere crocifisso e spogliato della tunica di un solo pezzo per insegnare a noi il distacco da ogni cosa di questa terra. Nulla ci porteremo nell'eternità e tutto lasceremo in eredità. La miseria umana, l'attaccamento alle cose materiali fanno sì che i soldati si giochino a sorte la tunica di Gesù per entrarne in possesso. Non come bene spirituale, ma come bene materiale da usare o da spendere sul mercato dell'usato. Gesù spogliato di tutto e alcuni ricchi di tutto, al punto tale che la ricchezza non fa più vivere e addirittura ci mette nella condizione di essere seriamente nelle cose che possediamo e per la fine che faranno una volta che non siamo più a conteggiare o aumentare quello che già è in nostro possesso e nelle nostre disponibilità. Preghiamo insieme e diciamo: donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando coltiviamo soltanto i nostri interessi terreni. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando nascondiamo la verità per paura e per viltà. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando non operiamo per il bene della comunità. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra.
quando non prestiamo la nostra opera in casi come quelli che stiamo vivendo. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando ci chiudiamo nel nostro orticello per paura di contrarre malattie. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Quando non usiamo saggiamente dell'intelligenza per risolvere i problemi. Donaci, Signore, un totale distacco dalle cose della terra. Preghiamo. Signore, fa che nulla deponiamo al tuo amore e alla tua amicizia. I beni della terra non ci distraggano dal possesso pieno e duraturo dei beni del cielo, quelli che ci danno la vera gioia e la felicità autentica. Amen. Madre, devo fare che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Dodicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Dal Vangelo secondo Marco. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. L'iscrizione con il motivo della condanna diceva il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Essere inchiodati sulla croce per Gesù è stato un dolore inimmaginabile per il procedimento adottato, con la perforazione delle mani e dei piedi, utilizzando chiodi di spessore consistente per reggere il corpo una volta elevato dalla terra e conficcata la croce nel terreno. Un dolore doppiamente avvertito per l'aspetto umano e spirituale davanti alla tanta ingratitudine del genere umano. Lui che era passato beneficando tutti e sanando ogni sorta di malattia si trova bloccato mani e piedi al patibolo più infamante della storia dell'umanità. Eppure Gesù permette questo strazio, ben sapendo che sarà limitato il tempo per l'uomo in cui impunemente può violare il suo corpo, inchiodato sulla croce in attesa della risurrezione. Diciamo insieme, donaci Signore la santa rassegnazione. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte all'offese alla religione. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte alle persecuzioni alla Chiesa. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte ai carnefici di ieri e di oggi. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte al martirio silenzioso di tanti nostri fratelli cristiani. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Di fronte alle dure prove della malattia e dell'abbandono di questi giorni. Donaci, Signore, la santa rassegnazione. Preghiamo. Signore, dall'albero della croce, volgi il tuo sguardo misericordioso sulle sofferenze di quanti sono costretti all'immobilismo totale a causa di malattie rare, non ben curate o ereditate, o che sono rimasti inabili in incidenti di ogni genere. Dona a tutti, Gesù, il conforto nelle loro invalidità fisiche e mentali. Che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani,
Signore, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed egli, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione che gli stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Gesù muore in croce nel supremo atto di amore verso di noi. 3 ore di agonia durante le quali pronuncia parole di infinita attenzione e preoccupazione verso di noi. Dal perdono chiesto al Padre per noi, alla promessa del paradiso al ladrone pentito, all'affidamento dell'umanità alla custodia della sua mamma e all'accoglienza di lei nella casa del discepolo prediletto, al grido di aiuto e di dolore rivolto al Padre in un momento di abbandono, al desiderio di essere dissetato nel corpo e nello spirito, al compimento dell'opera della redenzione, al momento della sua morte in croce. Ora in cui l'amore di Cristo crocifisso rivela tutta la potenza costruttrice di un'umanità nuova, che sa accogliere la croce, la sa portare con dignità, la sa innalzare con orgoglio e la sa valorizzare per il bene e per la vittoria finale. Diciamo insieme: perdona Signore i nostri errori. Perdona Signore i nostri errori. Per la tua morte in croce. Perdona Signore i nostri errori. Per il tuo infinito amore. Perdona Signore i nostri errori. Per la tua gloriosa risurrezione. Perdona Signore i nostri errori. Per intercessione della tua madre addolorata. Perdona, Signore, i nostri errori. Per la bontà di quanti ti hanno seguito sulla via del Calvario. Perdona, Signore, i nostri errori. Per la generosità di quanti ogni giorno si donano agli altri negli ospedali e nelle case di cura e sollievo della sofferenza. Perdona, Signore, i nostri errori. Preghiamo. O Gesù, volvi il mio povero sguardo a te che sei morto in croce, divenuta con te il segno più evidente, immenso e condiviso, fa che dall'albero della croce sorgano tempi di vita e risurrezione per tutti gli uomini di questo mondo, in cui la croce non continua ad essere simbolo di morte e di violenza a causa di un cuore senza amore. Signore, siano impresse nel mio cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce è dentro il mondo. Thank you.
tutto il tempo la morte e il dolore, per aprirsi alla certezza dell'eternità, della vita oltre la vita e della gioia oltre il confine del soffrire. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
da questo morbo terribile che sta colpendo particolarmente le persone già debilitate nel fisico e nello spirito. Non permettere che l'Italia nel mondo questa nuova epidemia si trasformi in una strage di persone di ogni età, soprattutto di anziani, libera dalla sofferenza e dal male di coloro che vengono a contatto con il nuovo male o vengono contagiati. Ma anche l'efficacia delle cure preventive poste dalle autorità mediche e governative possono frenare l'avanzata del coronavirus in Italia. Chiediamo la tua bontà di Padre, la nostra umile preghiera, mediante l'intercessione della Beata Vergine Maria, patrona degli infermi, di San Rocco, di San Giuseppe, i nostri santi protettori. Ma anche non soffriamo ulteriormente per questa nuova epidemia che sta mettendo ansia e preoccupazione nel cuore dei bambini, così deboli, fragili e paurosi di fronte ai tanti mali e sofferenze di questo nostro tempo e di questo nostro secolo. Yeah.